Con il nuovo passaggio in zona rossa, i negozi al dettaglio della città di Milano sono stati costretti a chiudere per la quarta volta dall'inizio della pandemia, con una perdita stimata dall'ufficio studi di Confcommercio Milano che si aggira intorno al 71% dei ricavi alla settimana. Questa chiusura non la concepisco perché è uguale a quella di novembre, quindi profumeria aperta, intimo aperto, bambino aperto, sport aperto, c'è più gente in giro di venerdì scorso, cioè non, è una, la chiusura per chi è stata? Per le scuole e per i negozi di abbigliamento e di calzature da uomo e da donna. Una situazione che mette in difficoltà soprattutto le medio-piccole attività che rischiano questa volta di chiudere definitivamente o di venire assorbite da grosse realtà dove è più facile che si nasconda anche la criminalità organizzata. Finiranno una parte di negozi ai gruppi stranieri che non intendo europei, e la ristorazione penso che finirà, senza parlare di criminalità o meno, a pochi gruppi grossi, dove se guadagnano o se non guadagnano poco gli importa. Per i commercianti serve dunque una svolta radicale, perché altrimenti il sistema delle imprese così non potrà reggere a lungo. Serve che diano veramente degli aiuti veri e che lasciano lavorare. La paura non sono le vie principali, le vie limitrofe, Metta, via Plinio, via San Gregorio, Settimio Severo che è la traversa di Corso Vercelli, via Scarpa, questi chiudono, non riapre più nessuno nelle vie limitrofe.